8x8, un numero, un simbolo che ci ricorda il giorno della mimosa e della donna e i muri che le donne cercano di abbattere da generazioni e generazioni, tante, almeno quante quelle che partecipano all'allestimento nella galleria Mise Arte a Bari. 8 artiste che con le loro opere vogliono dirci qualcosa che riguarda proprio noi, dalla più matura Ada Costa, con la sua creazione carica di consapevolezza e amaro realismo, a quella traboccante di giovane speranza realizzata da Ivana Pia Lorusso. Ancora oggi quell'opera che nasce nel 91 rappresentava questa difficoltà di sentirci perennemente nell'angolo e prese anche per i fondelli attraverso questi simboli che sono la mela e le scarpe che ci fanno sentire belle ma non servono a niente se non ad attirare l'attenzione, però non conquistiamo nulla. Non siamo noi i direttori o i comandanti della conquista. Non interessano gli affari delle donne, non interessano a nessuno. Giovanna è una borsa dell'acqua calda. Ivana Pia realizza una gigantesca borsa dell'acqua calda, quella che dà sollievo ai dolori mestruali. Per lei è ancora possibile abbattere i muri. Ho eletto ad emblema della rivendicazione del diritto al congedo mestruale e che ho cucito con 12 persone a Spazio Tradici nel 2023. In procinto dell'8 marzo 2023 e che poi ha preso parte allo sciopero transfemminista dell'8 marzo dello scorso anno. A curare l'esposizione d'arte Anna Gambatesa, che vuole dare visibilità all'estro artistico femminile pugliese. Abbiamo creato un percorso circolare, un percorso che va oltre il tempo, un po' come quello di Alice, no? Che vorrebbe andare oltre il tempo.